succede, Choppy? Da come stai fissando il cielo direi proprio che sei lontano mille miglia, o sbaglio? Oltre l'orizzonte c'è una città che non conosco, e dietro ce n'è un'altra e un'altra ancora, e tante altre, tutte meravigliose. Non è sorprendente che al mondo vi siano tanti differenti paesi e tanta gente diversa? Qual è il paese che desideri visitare, dimmi? Senz'altro il Giappone. Molto tempo fa Francisco Sabiel fece un lungo viaggio e arrivò fin laggiù. Lo so, ha scritto un libro che la nonna ti ha fatto leggere. Una storia molto interessante, avventurosa e ricca di avvenimenti, successa tanti secoli fa. Ma tu sei proprio tutto vero, Giuseppina. Ma una storia famosa, la conosco da tempo. Quando ero piccola me la raccontavano sempre. Mi piacerebbe andare in Giappone, tanto. Choppy! Choppy! Ehi, fratellino, lo sapevi che papà ci ha portato una favolosa bambola giapponese? Eh? Avanti, vieni a vederla, su! Una bambola giapponese! Arrivo! Com'è bella! Tornato all'ora di pranzo, il padre di Choppy e Rosy aveva portato a casa la bambola, avuta in regalo da un cliente giapponese. Si chiama Fuji Musume. Come Fuji Musume? Maria, devi mostrarla ai nostri ospiti stasera. Sono certo che ce la invidieranno. Sì, è molto rara e tanto bella. Che bella acconciatura! Certo, Rosy, si chiama Kanzashi. Kanzashi? Ma come fai a saperlo, mamma? La nonna sa un mucchio di cose. Non lo sapevi, mamma? L'ho semplicemente letto in un libro. Signore, il pranzo è servito. Oh, grazie, Cinzia. Veniamo subito. Guarda, Cinzia, non è bella? Oh, è bellissima. Ma sta attenta. Choppy, lasciamela tenere. Su, dai, lasciamela. Rosy, perché sei sempre così? Tu vedi sempre le cose mi vuoi su, finitela voi due. E basta, è molto fragile. Potreste anche romperla. Perché sei sempre così? Adesso andiamo a tavola, su. In Spagna, dopo aver pranzato con la famiglia, si usa fare la siesta dall'una alle quattro del pomeriggio. Ma oggi Choppy è piuttosto strano. Choppy, adesso facci vedere che conosci le buone maniere e mangia composto. Credo che Choppy sia tutto preso per via della bambola giapponese. Oh, mamma, per piacere, non difendere i ragazzi mentre cerchiamo di ottenere un po' di disciplina. Oh, così adesso è colpa mia. Signore, ti ringrazio. Ho finito. Choppy! È impossibile quel bambino. Hai fatto tutto il viaggio dal Giappone a casa nostra. Dicono che c'è una bella montagna in Giappone, il Fujiyama. È sempre coperta di neve. È probabile che Francisco Sabiel l'abbia vista. Choppy! Choppy! Posso giocarci anch'io? No! Ma io voglio giocarci! No! Lasciami stare, Rosy! Rosy, no, papà si arrabbierà! Lasciami stare! Rosy, uffa, Choppy, dai! Perché fai così? Ecco, l'hai fatto cadere. È tutta colpa tua! Sei stato tu a farla cadere! Ma tu sei matta! È tutta tu colpa sei tua! Tutta matta! Colpa tua! Colpa tua! Sei una rompiscatole! Cercala subito, presto! Sì! Non riesco più a trovarla. Ma dove può essersi cacciata? È papà che vuole mostrarla agli ospiti durante il ricevimento di stasera. Povero me, davvero non lo so che cosa posso fare perché papà non si arrabbi. Piangere non serve a niente, cerchiamo ancora piuttosto, forza! Che cosa posso fare? Povero me! Mi è venuta una magnifica idea! Choppy, entra nella mia bocca. E che cosa faremo? Andremo in giro.
Giappone, naturalmente. Sono sicura che la troveremo là. Ma tu non sai neppure dov'è il Giappone, o sbaglio? Tu non ti devi preoccupare. Pensi davvero che ci arriveremo? Sai dirmi da che parte è il Giappone? Sempre diritto, ma molto più ad est. Tante grazie, Gabbiano. Ciao! 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 Eccolo lì, Fujiyama. Del Giappone. Vai più piano. E questa è la torre di Tokyo. Siamo proprio in pieno centro. E quanta gente! Giuseppina, come faremo a trovare Fujimozume? Coraggio, Choppy, vedrai che ci riusciremo. Sì. Buenos dias. Ma è spagnolo. Voi siete... Questo è il simbolo dell'associazione ispano-giapponese. Ah, perbacco. Noi aiutiamo tutti quelli che vengono dalla Spagna in Giappone. Con l'esperienza e l'assistenza che abbiamo acquisito, possiamo garantire un buon soggiorno e un eventuale ritorno in Spagna. Ah, ci siete veramente d'aiuto, perché non so proprio che cosa devo fare. Sono felice di poterlo fare. Noi e i funzionari dell'ambasciata spagnola ti aiuteremo ogni volta che ne avrai bisogno. Bene, perché vorrei trovare Fujimozume. Allora credo che dovremmo andare a Kyoto. Prendiamo subito la freccia del Giappone. Muchas gracias. Grazie. Di niente, de nada. Il piacere è tutto mio. Ehi, ma è il treno che abbiamo visto prima. Deve essersi perso. Dove sarà finito? Sono qua! Sono qua! Aprite! Piedi sulla pedana. Chi sei? Come ti chiami? Dove stai andando di bello? Mi chiamo Akio e mi piace andare a visitare i luoghi mai visti prima. Anche a me piace. Ma ho paura che mio padre se ne accorga e si arrabbi molto. Sai com'è? Conosci la bambola Fujimozume? Certo, ne ho una veramente eccezionale a casa. Oh, devo riportare in Spagna un ornamento per capelli o mio padre si arrabbierà moltissimo. Forse posso aiutarti. La cercheremo insieme quando arriveremo a Kyoto. Ti va? Puoi farlo veramente? Certo! Eccoci arrivati, scendiamo. Oh! Signori, favoriscono i biglietti, prego. E come posso fare? Che succede? Sono inguaiato, purtroppo non ho il biglietto. Neppure io, se ne occuperanno quelli della società turistica. Biglietti per cortesia, signori, per favore. Andiamo allora. Sì, andiamo.
meno male. Ehi! Guarda, un coniglio! Ma come, lo vedi davvero? Di solito posso vederlo solo io. Ehi, una balena! La vedi davvero? Anche lei è invisibile. Anche il mio coniglio lo è, quindi dobbiamo diventare amici per la pelle. Certo, io mi chiamo Choppy. Tanto piacere di conoscerti. Ehi, ma chi c'è lì dentro? Ma volete aprire? Quello è il mio posto. Ma chi è lì dentro? Che cosa possiamo fare? Potremmo scappare dalla finestra! Ma le finestre di questo treno non so cosa abbiano, non si aprono! Non pensi che siamo fortunati, Choppy? Che balena fantastica hai! Biglietti per cortesia? Volete favorire i biglietti per cortesia? Signori, biglietti, prego. Biglietti, signori, prego. È enorme. Imponente, vero? È la grande statua del Buddha di Nara. Sì, Nara. Oh. E quella che cos'è? Com'è bella. È splendida, vero? È una tipica città giapponese. Proviamo. Saltate tutti sulla mia grotta. Sì, sì, andiamo. Presto. Sì, andiamo, su. Via, via. Guardate, ecco la torre di Goju. Ed ecco il castello. La torre di Tokyo. In cima al tetto vi sono delle orche dorate. Guarda, Giuseppina, sono tuoi parenti. È bene avere parenti al posto giusto, no? Che strano edificio. È la torre di Koju. Sono stanco. Io ho fame. Chissà dove potremo trovare l'ornamento che cerchiamo. Sono certa che lo troveremo in questa città. Lo troveremo, Choppy. Sì, ma bisogna che lo trovi prima che inizi la festa stasera. Se no, mio padre... Oh, che peccato, comincia a piovere. Che cosa possiamo fare? Ho proprio tanta, tanta fame. Giuseppina, penso che dovremmo partire adesso per arrivare in tempo alla festa, non trovi? Posso aiutarvi? Non state lì impalati, potreste prendervi un malanno. Entrate a casa mia, su. Entrate anche voi, balena e coniglio, siete miei ospiti. Ma allora ci potete vedere. Ah. Ah. Signora, ma lei sembra proprio una vera giapponese.
Ma certo che lo sono. E voi da dove venite? Ah, sì, noi veniamo da Madrid. Oh, da oltre il mare, ma allora siete lontano da casa. Non dovete preoccuparvi, ora ci sono io ad aiutarvi. Benvenuti in Giappone. Oh, molte grazie. Su, svelti, entrate. E avete fatto tutto questo viaggio solo per cercare un ornamento per capelli? Sì, signora. Allora voglio proprio aiutarvi, cari ragazzi. Lo potete davvero? Buonasera, signora. Oh? Sono come Fujimusume. Noi la chiamiamo Maiko. Che nome buffo. Per piacere, datemi un ornamento per capelli di Fujimusume. Agli ordini, signora. Lo sapete che è giunto fin dalla Spagna solo per questo ornamento? Davvero? È così lontana la Spagna. Ecco l'ornamento. Prego, signora. Grazie, Maiko. Posso sapere a che le serve questo ornamento? Lo deve dare a una ragazza spagnola. Non ridere così, non sta bene. Sayonara. Ecco il tuo ornamento per capelli. Oh. Oh, grazie, signora. Ci sei riuscito, Choppy, finalmente. Grazie, Kyo. Grazie di tutto, signora. È stato un piacere per me. Guardate, ha smesso di piovere. Sì, è così. Se ci vedi adesso. Ah, eccoti finalmente. È molto che ti sto cercando. Oh, signorina, mi spiace che si sia preoccupata per me, ma ho trovato quello che cercavo. Sono felice di sentirtelo dire. Signorina, pensa che posso lasciare il mio biglietto da Kyo? Vede, io quello che cercavo l'ho trovato e così ritorno in Spagna, ma lui non ha il biglietto per Tokyo. Lo sa che a Kyo mi ha aiutato moltissimo a trovare l'ornamento per capelli? Beh, allora tieni. Grazie, Choppy. Ok, allora, andiamo su. Dai, buon viaggio, Kyo. Grazie anche a te, Choppy. Arrivederci. Adios, Kyo. Ecco qui il biglietto. Anche noi dobbiamo muoverci adesso. Giuseppina, siamo arrivati giusto in tempo per la festa. Ma Choppy, non sei ancora pronto? Veramente, mamma, sono appena tornato dal Giappone. Come? Dal Giappone? Stai bene? Cinzia, Cinzia, portami il termometro, per favore. Sei sicuro di non avere la febbre? Ma che cosa succede? Mi sembra che Choppy abbia la febbre. Che brutto momento, ha scelto. Ehi, ma io sto bene, non ho la febbre. Choppy? 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 Dove ti sei nascosto? Choppy? 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 Per un attimo
attimo, Choppy si chiese se doveva raccontare alla nonna della signora incontrata in Giappone, ma poi decise di tenere la storia tutta per sé. Ciao.